Mi propone una categoria di persone alle quali io non appartengo. Io scrivo, ma non sono scrittore, sono scrivente. Questi sono scrittori. Scrittore è una costruzione mentale a me inaccessibile, tant'è vero che ho cominciato 20 volte il libro della vita, l'ho buttato via perché non mi viene bene. Io sono uno che batte sui tasti e scrive, qua ci sono gli scrittori. Devo dire che ogni libro, ogni opuscoletto più che altro, mi tiene compagnia per un anno, perché non lo aggredisco come faccio con tutti i libri. Io, favorito dall'insonnia, mangio un libro per notte, ecco, come faccio con gli altri libri. L'opuscoletto me lo tengo a rate, omeopatico, ecco, e mi cura dalla eventuale malattia che mi prendesse se mi credessi scrittore, ecco. Però è un peccato che i ricordi di Giampaolo Gomezzano non possano essere raccolti. Facciamolo scrivere a qualcun altro, magari. No, ma i ricordi li metto, i ricordi sono mica scrittore, sono giornalismo. Ho scritto un libro che si intitola Non dite a mia mamma che faccio il giornalista sportivo, lei mi crede scippatore di vecchiette. C'è, non dico che c'è la mia vicenda abbastanza comica, e tengo a dirlo, non coronata assolutamente dal successo economico, perché ritengo i soldi la cosa più schifosa del mondo, anche perché non li ho, ma penso che lo riterei anche se li avessi. Ecco, no, c'è una parte, perché proprio scrivendo quel libro mi sono accorto che ne devo scrivere un altro. Però siccome ho guadagnato in tutto 522 euro lordi di diritti d'autore, è perfettamente inutile che ne faccia un altro, neanche in carta, non vale la pena. Invece sta vendendo bene Pronto qui Enzo Ferrari, che è la storia della mia amicizia con Ferrari, anzi dell'amicizia di Ferrari con me, di cui mi ha degnato. È una storia abbastanza nuova, una storiella. E poi se vivo, se passo l'inverno, scrivo il libro, ho già il titolo, ho già le prime 20 pagine, ma devo passare l'inverno, e si intitola Come invecchiare serenamente anche se si è fatto sport. E anche se si è tenuto per il toro tutta la vita. Ma il toro è la vita, quindi non c'entra niente, il toro è una cosa assoluta. Di recente mi ha fatto molto piacere il pari nel derby, finché si è giocato il calcio a 11 ovviamente. Poi il calcio di Rocchi ha un altro valore, il calcio della Juve un altro valore, altri regolamenti. Ecco, ma col calcio a 11 era un bel derby. E sempre per il toro, sì, ma io oramai sono tranquillo perché con 8 nipoti, di cui 2 ultra, altri 2 candidati a esserlo, e le bambine indifferenti ma presto soggettate anche loro al rito, insomma, ho dato al toro. Il toro ha dato da me tutto, io ho dato. Bene, bene, grazie. Prego, non sono 8 nipoti, sono 7 e mezzo. Siccome passo l'inverno, ne nasce l'8º. Che deve nascere? Un motivo in più per passare l'inverno, insomma. Devo essere preciso. E del toro non si è ancora stancato di scrivere? Come? Scrivere del toro non le viene mai a noia? Ma non esistono, non sono ipotesi per me da kid. Se uno fa, scrive, pensa. E io ritengo le due fortune della mia vita non essere nato donna in Afghanistan e Juventino Torino, quindi è tutto detto. Va bene.